Una pausa di riflessione, poi dal 14 dicembre, votazione ad oltranza. Al presidente del Senato Grasso non è piaciuta affatto la 29esima fumata nera per l'elezione dei tre giudici costituzionali da parte del Parlamento. Non si può nascondere che il Parlamento stia dando al Paese una brutta immagine delle istituzioni rappresentative e della politica. Le forze politiche devono a questo punto trovare un'intesa tra maggioranza ed opposizione e arriva una prima apertura da parte del PD. E quindi io mi auguro davvero che ci sia un senso di responsabilità nelle prossime votazioni. Novità anche per quanto riguarda la legge di stabilità in vista dell'inizio delle votazioni previste per domenica in Commissione Bilancio della Camera. Ebbene, si va verso l'introduzione di misure per tutelare i piccoli investitori delle quattro banche in crisi e salvate dall'esecutivo: Etruria, Marche, Chieti e Ferrara. Mentre fa discutere un emendamento presentato dal presidente del PD Matteo Orfini per cambiare le norme sulle case occupate per evitare ai meno abbienti di vedersi negata la residenza e l'allacciamento ai pubblici servizi. Ma della situazione economica del Paese torna a parlare il ministro Padoan, per il quale dopo tre anni di profonda recessione tornano occupazioni e crescita.